Oggi siamo venuti alla fattoria Basagni in Valdichiana per vedere come vengono allevati gli animali. Allora, i maiali sono tipo una sessantina se ne tiene a ciclo, quindi si fa un centinaio di maiali l'anno. Vengono alimentati con le nostre granaglie e come vedete stanno su paglia belle e oziosi. Ma vediamo anche polli, faraone, tacchini. Perché avete scelto questo tipo di allevamento all'aperto? Prima di tutto perché viene allevato come facevano nell'aia una volta. Come si è visto, è saputo della nonna Nena, proprio perché più che altro deriva dall'esperienza dell'azienda agricola anni 60, quindi dove l'allevamento veniva allevato anche polli nell'aia. E qui si è fatto tipo come fosse un'aia di una volta. Il tipo di allevamento è lo stato operato così perché prima di tutto, prima che allevatori, che rivenditori, siamo consumatori e il pollo così ci piace di più. E il pollo, invece di fare un pollo industriale di 37 giorni di ingrasso, questo ne ha più di 120 e anche 130 quando non sono fatti. Continuiamo a visitare la fattoria Basagni nelle campagne della Valdichiana. Entriamo nella stalla dei bovini. Di che razza sono questi? Sono tre vitelli maremmani che si prendono a Montevarchi da un'azienda agricola che fanno i butteri, si chiama La Forra l'azienda agricola. E dopo di qua abbiamo invece sia i marchigiani che i canini. E seguendo la logica del chilometro zero, Basagni propone alle famiglie attente alla qualità la vendita diretta. Questo nella macelleria di Montagnano, lungo la via Cassia. Allora, qui siamo nella parte della rivendita dove la mia zia Laura vende i prodotti e abbiamo la parte dell'avicoli che facciamo faraone, coniglio e polli di 120 giorni allo stato brado. Il maiale che è large white allevato sempre su paglia e invece dopo abbiamo la parte del bovino che viene sempre un vitellone adulto che viene macellato intorno ai 18-20 mesi di età. Le farine, abbiamo questa linea di farine che è la linea apice che collaboriamo con il nostro mulino Cicogni che è di Levane perché viene prodotto tramite un grano antico che è il grano Conte Marzotto. L'azienda agricola è biologica e produciamo circa 8 ettari, 10 ettari di grano di questa tipologia a rotazione negli avvicendamenti nei terreni, dato che produciamo sia i fieni, sia le leguminose, sia le orzi per l'alimentazione degli animali.